Ebbene sì, ci siamo ragazzi, finalmente una nuova serie sul canale ed ho deciso di ripercorrere la storia di Final Fantasy IV. A dire il vero, Final Fantasy IV è stato, non è stato uno dei primi Final Fantasy che ho, diciamo che ho giocato nella mia più tenera età, se così possiamo dire. È stato uno dei capitoli che ho imparato ad apprezzare e scoprire più in là. Con il tempo. I miei primi sono stati il 7, l'8 e il 9, come ho detto tantissime volte. Però, successivamente, poi affascinato dal mondo di Final Fantasy, ho iniziato a giocare anche gli altri capitoli. E il 4, in questo momento, forse è quello che mi ha, diciamo, quello che mi fa più nostalgia. Essendoci personaggi come Cecil, come Kane, come Golbez, no? Quelli che secondo me sono veramente belli da vedere anche su Opera Omnia, ho deciso per l'appunto di portare il 4. Successivamente porterò anche gli altri, ovviamente. Ho il 5 già pronto, ho anche il 3 che farò sicuramente. E poi, ovviamente, farò la trilogia magica del 9 che ho già portato sul canale, ma il 7 e l'8 mancano e quelli saranno appunto degli appuntamenti speciali che farò sicuramente con calma, anche perché sono i capitoli che conosco assolutamente di più. Il 4 invece voglio riassaporarlo, riscoprirlo e quindi le cose che ricordo ve le dirò, le altre, quelle che non ricordavo o che ho perso durante il mio trascorso, ve lo comunicherò comunque. Però per il momento cominciamo, difficoltà difficile, e godiamoci l'inizio di questa avventura. Eccolo qui, Cecil, comandante delle ali rosse di Baron. Lord Captain, we're nearly to the Baron border. So we Il are. doppiaggio ovviamente in Trouble's here, inglese. too. I sottotitoli in Borders being italiano, ours, but ovviamente, però il this goes too problema è far. che non ho trovato quelli in giapponese, perché a quest'ora avrei fatto il doppiaggio in giapponese. Diciamo che l'inizio è molto story driven, quindi non so fino a quanto riuscirò a registrare in questo primo episodio. Sarà abbastanza prolisso, con filmati e tutto ciò che appunto compete l'introduzione, il prologo Lord del Captain. gioco. Poi dopo For the ovviamente Red Wings, brother of the dedicheremo Baron. anche altri episodi al Must we not be farming, thieves, agli like the extra, thunder from eccetera, the wind? eccetera. Enough. But Lord Captain, the Mycidians offered no resistance, and still we cut them down. Listen to me. We did no more than what our kingdom's peace and prosperity required us to do. The Mycidians knew too much of the crystal and its secrets. His Majesty deemed it so. We are the Red Wings of Baron. It is not our place to question the orders of our king. Lord Captain. Lord Captain! Monsters at the fore! E questa diciamo che è la stessa identica cosa che c'era anche nella versione del Super Nintendo, ovvero il primo combattimento di tutorial un pochino che ovviamente ci permette di assaporare quello che è diciamo, il nostro gioco in questo caso. Io inizio subito ad utilizzare il potere delle tenebre con Cecil perché so ovviamente che cosa fa e anche perché mi permette di one-shottare questi nemici. Cecil, come potete vedere, utilizza l'attacco tenebra e ovviamente perde parte dei suoi HP. Quindi state attenti quando utilizzate questa sua meccanica, anche se in realtà non la utilizzeremo tantissimo, però è giusto comunque sottolineare questo suo aspetto. Everyone all right? Aye. With all these monsters as of late. Disturbing, is it not? I wonder what it bodes. We've reached the castle, my lord. Well then, prepare for landing, men. My lord! È bello però rigiocarlo sotto una grafica e una meccanica diversa. È veramente carino. Veramente, veramente carino.
Davvero, davvero carino. Eccolo, Kane, uno dei personaggi che più mi piace di questa saga. Bene, a questo punto, se non sbaglio, possiamo in un qualche modo esplorare il castello, se non ricordo male. Quindi io direi di iniziare ad esplorare un pochino tutta la zona che ci circonda. Quindi con il tasto, quello, io parlo comandi di Xbox o PlayStation, in base ovviamente a cosa siete abituati, quindi col tasto R1 si vede la mappa. Poi vediamo quali altri tasti ci sono. Poi col triangolo abbiamo il menu, e dove ci danno i pensieri di Cecil, che ci danno un indizio su quello che dobbiamo fare. Tutto il classico menu, quindi il classico menu di ogni Final Fantasy. E poi per il resto altri tasti al momento non ce ne sono. L'esplorazione sembra comunque per il momento abbastanza semplice. Vabbè, qui parliamo un po' con Kane. Io sono un cavaliere delle tenebre, per ordine del re. Bene, continuiamo l'esplorazione. Anche perché mi ricordo che si potevano ottenere degli oggetti nel castello. Castello di Baron, primo piano. Ecco, vedete, là ci sono quei forzieri. Oddio, aspetta, ho sbagliato. Un secondo. Perdono. Ecco, che si... da qua, se non sbaglio. Esatto. 480 Gael. Poi cosa c'era? La lettere e il collirio? No, la tenda, ok. Quindi questi, ok, me li ricordavo. Poi saliamo da questo lato. È bello, vedete? Ci sono tante cose da esplorare. Qui non c'è nulla. Allora, aspettate un attimo.
Devo ricordarmi anche effettivamente tutti i passaggi e tutte le cose segrete. Beh, sicuramente qua allora dovremmo andarci dopo. Oh no, aspetta, ma qua il pulsante non funziona. Non ci sono passaggi da questo lato, se non ricordo male. No, perché si apriva la porta da qua e poi si andavano a prendere i forzieri. Quindi mi sa che allora non li posso prendere per adesso. Bello però riesplorare tutto il castello comunque con questa grafica nuova, tutto un po' particolare. Ma qua non si può passare. La telecamera ovviamente non si può girare, quindi abbiamo una sorta di mappa che possiamo esplorare dal punto di vista dell'esplorazione 3D, però la classicità del Final Fantasy IV, quindi con la sua quasi piattezza, se così lo possiamo definire, del mondo 2D, è rimasta praticamente invariata. Apprezzo la cosa, a dire la verità, perché da quel tocco appunto di gioco classico, vecchio, no? Chi lo vuole riesplorare sotto una chiave diversa per quanto riguarda grafica dei personaggi, per quanto riguarda comunque anche in generale tutto ciò che si tratta, che tratta Final Fantasy IV. Però, magari forse qualcosina in più. Anche se devo dire che il prodotto mi piace parecchio al momento. Rosa, rosa, rosa. Piccola rosa. Allora, dato che qua c'è stata questa scena, voglio andare un attimo indietro. E voglio salire e voglio scendere da questo lato, visto che quella è la zona appunto dove dobbiamo andare dopo. Ecco, scendiamo di qua. Questa dovrebbe essere la sala appunto dei maghi neri. E qua non c'è nulla di interessante. Ok, allora va bene, possiamo andare dall'altro lato, che dovrebbe essere un'altra sala questa. Sì, infatti là c'erano i maghi neri, qua ci sono i maghi bianchi. Però nulla di interessante. Io nel frattempo, vedete, ne approfitto anche con voi stesso per, diciamo, esplorare un pochino la cosa e ricordarmi anche del gioco, perché sono passati parecchi anni dall'ultima volta che ho completato il 4. Quindi effettivamente il tempo vola. Qua mi ricordo che non c'erano né forzieri né niente, anche perché si vedrebbero nella mappa. Qua possiamo entrare. Ecco, le porte però, vedete, ad esempio, non vengono segnalate. Quindi questa è una cosa che devo ricordarmi. Quindi esplorare tutto sempre e comunque. Ah, qui ci sono le prigioni dove dovrebbero esserci i maghi. Esatto, i maghi che abbiamo sconfitto praticamente nell'intro. Sì, i maghi che abbiamo sconfitto all'inizio. E niente di più. Sì, non dovrebbe esserci nient'altro, quindi possiamo uscire e proseguire verso i nostri alloggi, che dovrebbero essere però appunto da questo lato. Dovrebbero essere alla cima di questa torre, però siccome io non voglio andare subito, ecco, però forse ora qua dovrebbe arrivare Sid. Eccolo, sì, Sid. Sid, ovviamente vi ho spiegato già in altri Final Fantasy che è un nome ricorrente nei vari capitoli dei Final Fantasy. Quindi andiamo da questo lato.
Qua non c'è nulla però. Qua non posso entrare, qua non posso fare niente. Va bene, nel frattempo vedete, io, a me per esempio questi giochi mi piacciono proprio per questo, perché hai una sorta di libertà di movimento, anche se in realtà non è così, cioè nel senso sei molto vincolato. Però ti piacerebbe cambiare nome? Beh, a dire la verità, potrei cambiare nome. Però, siccome sono una persona abbastanza legato alla tradizione dei Final Fantasy, quindi io direi che confermo il nome di Cecil. A questo punto saliamo le scale e dovrebbe partire il filmato, tecnicamente. Esatto. Partire dall'alba, buonanotte, eccetera, eccetera. E adesso dovrebbe partire stanza di Cecil, esatto. Dove non c'è niente da prendere, a dir la verità. Your Majesty, what's become of you? Where is the noble knight, the man who took me in as an orphan and raised me as his own? The strong, just king I once knew. Is a crystal worth all this? Robbing a peaceful people of what's theirs by right. What need could be so great? King's orders or no, there's no forgiving what we've done. Cecil? Won't you tell me what happened? First you're sent off to Mysidia, and now to hunt some beast again so soon? Did something happen in Mysidia? No, it's nothing. Then why won't you look at me? In Mysidia, we stole a crystal from people who had done no wrong. I've worn this darkened armor for so long now, there's no mote of light left in me. Not even in my heart. You're a good man, Cecil. I'm a coward. A coward. Who cannot even defy orders he knows he ought not follow. Cecil of the Red Wings is many things, but he is no coward. Not the Cecil who I love. Certo, però tradurre voglio bene, dai. The Eidolon, isn't he? If anything were to happen to you, I couldn't. Kane will be with me. I'll be fine. It's late. You should get some rest. Be careful. Thank you, Rosa. But I know what I've become. Sono belli i filmati visti in questa maniera, però devo essere onesto, mi piacciono molto di più rispetto, ovviamente, vabbè, alla versione SNES, mi sembra ovvio, però belli, mi piacciono come sono stati girati, le inquadrature, veramente bello. Shall we then, Cecil? I'll be counting on you, my friend. Then you've nothing to fear. Bello anche questo simbolo di amicizia tra Kane e Cecil, che sono fighissimi comunque entrambi.
veramente forse sono tra i più fighi personaggi che tu puoi comandare su un Final Fantasy, come aspetto fisico, come in generale, come storia, proprio tutto, sono fighissimi, sono veramente veramente fighissimi. Kane lo hanno fatto blu e Cecil lo hanno fatto violaceo, quando tecnicamente in realtà loro si assomigliavano molto nella versione SNES, in quanto Kane era quello violaceo e Cecil, se non ricordo male, era tipo nero, era un blu scuro quasi nero, mentre invece qua sono diversi come colori. A dire il vero, Kane visto così non è neanche tanto male. Una nuova missione. Belli anche questi intermezzi. Veramente hanno fatto, secondo me, non l'avevo mai giocato ancora per PC il nuovo Final Fantasy IV, l'ho visto ma non l'avevo mai giocato, e devo dire che comunque hanno fatto veramente un gran lavoro, se il titolo ovviamente rimane su questi livelli. Veramente veramente un bel, diciamo, un bel lavoro c'è dietro, veramente un bel lavoro. Sono contento di rigiocarlo in questa chiave, magari mi appassiona di più. Cercherò comunque di parlare il meno possibile durante i filmati. Queste diciamo intermezzi, così non li leggo neanche, perché non credo ce ne sia bisogno, dato che comunque è un gameplay interamente in italiano, non ho la necessità di dover leggerlo, quindi resterò magari in silenzio, lo leggerò per conto mio e condividerò poi il mio pensiero su quello che può essere o che non può essere il gioco. Allora, qui adesso dovremmo essere nella mappa, esatto, nella mappa quella globale, dove qui c'è il castello e qui c'è la città. Quindi io vorrei entrare in città, e per entrare in città si entra da qui, esatto. Cominciamo ad esplorare la città di Baron. Penso che molto probabilmente questa prima parte del mio gameplay lo farò arrivare fino alla caverna delle nebbie. Lo farò arrivare fino a lì, probabilmente, fino alle caverne di nebbia. Poi successivamente, nella prossima puntata, affronteremo le caverne di nebbia e tutto. Allora, io se non ricordo male, qui adesso dovevo trovare degli oggetti. E mi ricordavo che un oggetto si trovava appunto nell'acqua. Che se non sbaglio era una clessidra di bronzo, una cosa del genere, non ricordo adesso. Ecco, sì, da qua si scendeva nell'acqua. Esatto, quindi vediamo dove l'hanno piazzata questa volta. Perché io mi ricordo che era qui nel fiume, però l'altezza non la ricordo proprio, è passato troppo tempo. Ah, eccola forse. Oh, clessidra di bronzo. Esatto. La tenda. No, poi qua non c'era più niente. No, non c'era più niente. Sì, diciamo che qualche cosa ancora dalla versione del Super Nintendo la ricordo. Però veramente ricordo forse le cose iniziali, proprio quelle di... Oh. Oddio. Potrei farti vedere una cosa bella e ti spoglio così? Bella. Bello che forse queste cose c'erano anche sulla versione del Nintendo, solo che ovviamente erano ben diversi, no? Dei pixel che si muovono rispetto a comunque un'immagine 3D è ben tutt'altra roba. Passaggio sotterraneo che porta al castello, ma ora è chiusa. La porta in quella casa nella zona ovest della città? Ah, ecco, sì, perché poi quello è un passaggio che dovrò utilizzare, se non erro. Ah no, qua esco dalla città. Ecco la mappa. Allora, qui c'è la locanda. E nella locanda, se non sbaglio, c'erano altri oggetti che si potevano prendere. Sì, è qua. E infatti c'è il pulsante. Devo stare attento a questi pulsanti, perché in realtà, se non ricordo male, nella versione del Super Nintendo, ora che ci penso, non erano questi switch così, ma c'erano degli oggetti che potevano essere toccati, che se non sbaglio erano forse le spade incrociate? Cos'erano? Forse sì, erano delle spade incrociate che praticamente le premevi e ti dava la possibilità di aprire questi passaggi segreti. Infatti molti passaggi segreti non erano riconosciuti, perché essendo comunque degli oggetti che si potevano piazzare con i vecchi
RPG creator, perché effettivamente parliamo dei vecchi RPG creator, ti davano la possibilità per l'appunto di piazzare questi oggetti, e loro invece, i maledetti, piazzavano i trigger per mettere i passaggi segreti. Ecco, tipo questo, vedete? Che dà praticamente il passaggio segreto. E qua forse, se non sbaglio, possiamo raggiungere... Ah. L'uscita ai misiti è bloccata. Ah, ok, pensavo fosse qualcos'altro. Vedete, neanche spunto nella mappa praticamente adesso più. Sì, vabbè, questi sono soltanto tutti dialoghi, niente di effettivamente interessante. Anzi, a proposito, qua non ci sono switch, vero? Non dovrebbero essercene, perché... No, qua non ce ne sono, ok. Beh, devo ricordarmi che gli switch hanno quella forma lì. Vuol dire che qui li hanno impostati in questa forma. Questo è il passaggio per il castello, che se non sbaglio lo dovremmo utilizzare in futuro. Ora però non voglio dire una cagata. Questa, se non sbaglio, dovrebbe essere la casa di Sid. Storia di ingegneria navale, sì. Eh sì, esatto. Questa era la casa di Sid. Va bene. Non credo che c'era dell'altro in questa città per il momento. Certo, posso andare al negozio oggetti magari per prendere qualche pozione. Io non so se effettivamente abbiamo collirio. Infatti non abbiamo pozioni. E dato che ho messo comunque la difficoltà a difficile, forse prendere qualche pozioncina non è una cattiva idea. Ecco, magari prendere qualche pozioncina non è una cattiva idea. Prendiamone una decina. Quanti guy l'ho? Ok, 400. Prendiamone una decina. No. Ok, prendiamo anche un bestiario, che non è male. E basta, per adesso mi fermo qua. Però qualche pozioncina possiamo trovarla. Ok, usciamo. E adesso devo raggiungere praticamente la caverna. E la caverna in questo caso dovrebbe essere a nord-ovest. Kane che salta comunque è una figata. I nemici dovrebbero essere anche più tosti da eliminare, perché avendo messo la difficoltà comunque difficile. Attacco critico. Quanto ci sta Kane? Madonna mia, 19? Beh, almeno lo shotta. Non si può velocizzare la lotta qua, in questa versione. Magari forse dalle impostazioni, vediamo, fatemi vedere opzioni. Musica, volume, mettiamo medio. Effetti sonori alto, sonoro, anzi no, vabbè, teniamo così, tanto poi io lo regolo con il programma di registrazione. Battaglia mettiamo attesa, ecco, velocità di battaglia, ecco, mettiamo veloce. Sottotitoli sì, finestre sfondo. No, vabbè, teniamo quelle classiche. Ok, ci siamo. Salviamo nel frattempo il nostro primo salvataggio. Benissimo. E adesso continuiamo a salire, perché dovremmo andare da questo lato, se non sbaglio. Io però nel frattempo mi esploro la mappa, perché è cosa buona e giusta. E attacco alle spalle addirittura. Allora, attacco. Io vado di... No, vabbè, tenebre, non esageriamo. E anche se in realtà faccio pochi danni. E che però tenebra giustamente mi consuma gli HP, quindi io eviterei effettivamente di consumare
diciamo, di HP così per nulla. Questo nel frattempo è una scusa per me anche per livellare un pochino. Non so se perderò tempo a livellare magari prima di registrare i prossimi episodi, perché ci saranno momenti di pausa dove magari mi metterò un pochino a livellare, mi metterò un pochino a cazzeggiare in giro, giusto per migliorare un pochino, ma diciamo sono cose abbastanza comuni in un gioco del genere. Ecco, la caverna è questa. Facciamoci l'ultimo combattimento. Inefficace. Diciamo che i danni li subiamo. Però effettivamente adesso contro questo tipo di nemico siamo decisamente più forti, quindi non ho nessun problema. Oddio, mi hanno paralizzato. Ecco, qua effettivamente gli aghi dorati potrebbero essere comodi. Però, vabbè, non dobbiamo esagerare con le spese inizialmente. Bello Cecil bloccato, paralizzato lì, come un ceppo rigido. Ah, ma vediamo se qua posso cambiare. Non posso cambiare il personaggio? Cecil è paralizzato. Mi servono effettivamente magari gli aghi dorati. Abilità, lui ha solo tenebra. E invece Kane, assalto, non ha niente per potersi... sì, tecnicamente dovrei tornare indietro a prendere anche degli aghi dorati. Vabbè, comunque, prima facciamo scattare il filmato della caverna. Iscrivere mappe. Chiamami più Nomingway. È diventato Mappaway, che mi dà la mappa del luogo. Ah, mappa magica. Visualizzare a poco la mappa dei luoghi che percorri. Più esplori, più la mappa si delineerà. E ogni volta che ne avrai completato una, ci sarà anche una bella sorpresa. Ah, vabbè, sì, il classico completamento della mappa. Va bene. Allora, io direi che per il momento è tutto, perché così esco. Vado a comprarmi qualche ago dorato, non tantissimi, giusto un 5, penso, 5 unità di aghi dorati, e poi successivamente ci rivedremo qui per continuare la nostra avventura su Final Fantasy 4. Spero che l'idea di questo gameplay vi possa piacere, fatemelo sapere al solito con i commenti e con i like, e noi ci vediamo alla prossima.